Ok, là in fondo vediamo il parcheggio. Il cartello dice che non si può andare oltre. E di qua inizia il sentiero. Alla vetta dice un'ora. Primo passo fatto, qui siamo al Belvedere e effettivamente è un Belvedere. Adesso vediamo qua sotto il lago. Bello, peccato che oggi è una giornata fosca, non si vede tanto. Qua abbiamo il Monte Cornizzolo, Monte Rai e un po' di nuvole. Lago di Annone. Quella è la lingua di terra che separa in due il lago, dove c'è il campeggio, due laghi. Qua superstrada. È proprio peccato che ci sono ste nuvole, l'orizzonte è offuscato, se no si vedrebbe. Bene, ho preso a destra dove segnava sentiero per le torri gotiche. Dopo poco eccoci arrivati. Anche qua il panorama notevole. Quindi questa è una torretta di avvistamento. Beh, insomma, bella posizione. Adesso c'è davanti una pianta, ma il camminamento prosegue qui dietro, lungo la costa. Eccolo là. Vediamo un po' qua com'è.
vista sul paese. Beh, adesso davanti qua c'è questa pianta, ovviamente è cresciuta. E da questa parte si può avere sott'occhio proprio tutto. Monterai con la sua, il suo ripetitore, cornicciolo. Rifugio consiglieri. Il ripetitore. Ok, proseguiamo. Bene, il tratto di sentiero qui è pianeggiante. Eccoci qua. Quindi la torretta dove ero prima era praticamente da quelle parti lì. Sempre gran vista, in parte la solita pianta davanti. E qui proseguiamo verso questa curva che dovrebbe aprire la vista anche sull'altra parte della vallata, cioè verso l'Ecco. Qui sotto abbiamo Galbiate. Qui abbiamo questo ceppo di piante, uno spazio. Qui si sale su a una dei contrafforti del monte. E dalla parte di qua ecco l'Ecco, o meglio, Ecco, è dietro al monte. Questa è l'uscita del lago di Como e quindi dove comincia il fiume Larda. Lago di Como per modo di dire, insomma, il ramo del lago di Lecco, che la superstrada attraversa questo monte e Lecco è dall'altra parte. Ok. Preso il sentiero principale, adesso sto arrivando all'eremo, ancora sta scalinata e poi ci siamo, eh.
attaccato alla piantina. Un bel castagno qua. Allora, il piazzale del Belvedere, proprio bello, qui si vede la parte del lago di Lecco.
sentiero qua è parecchio ripido, ci sono rocce, panorama è sempre molto bello, e in fondo si vedrebbe Milano, e qua ci vate e là San Pietro, vediamo se riesco Basilica, e adesso purtroppo trema un po', comunque. A metà costa, sotto il Cornezzolo, sopra Civate. L'ultimo si trova davanti a me, leggermente a nord. Ci stanno tutti sulla scheda. Dentro le divise mezzo sono adesso. Ora più di 2 giga di passo. Scheda su 2 giga. L'altra macchina che stava là, la vecchia, tirata un ricordo. Mi hanno fregato la schedina. Sembra partita a marzo. Mi ha fregato la macchina, si è fregato la schedina. Questo sole. La manica corta. Bravissimi bimbi. Attenzione qua, Pietro. Oh, sì. Bravo, vai, vai, vai.
Hai visto che siamo arrivati in cima? Bravo! Stai attento! Mamma! Stai qui, Alfie! Parte dei primi negozi. Poi mi ha portato il capitano perché non ho l'energia.